sostenibilità, green economy, riciclo, in una sola parola, ambiente. E questo è il mood della 3 giorni del Festival del Mondo Green e dell'Economia Circolare, stili di vita sostenibili, che sta animando il lungomare di Falerna tra dibattiti, discussioni, esempi concreti, casi aziendali, ma anche formazione e mercatini bio, ad inaugurare la manifestazione gli Stati Generali dei Rifiuti. Io credo che sia fondamentale, è un cambio di mentalità, un cambio di cultura, un cambio di approccio a quello che è il sistema dei rifiuti in particolare, oggi parliamo di questo. Economia circolare che è una richiesta che ci viene dalla comunità europea e che assolutamente ci impone di fare in modo che il rifiuto possa diventare una risorsa per tutte le comunità. Allora noi stiamo lavorando su questo, abbiamo fatto passi da giganti innanzitutto con la raccolta differenziata. La raccolta differenziata è il primo passo perché ci consente di utilizzare il rifiuto, dividerlo per categoria merceologica. E la Calabria partiva nel 2015, quando io mi sono insediata, da circa un 12% di raccolta differenziata, nel 2017 ha superato il 40%. Noi, vorrei ricordarlo ai calabresi, avevamo promesso che, e lo avevamo sancito nel piano dei rifiuti, un piano che è stato approvato dalla Comunità Europea in un mese, l'unico piano che abbia avuto questi tempi in tutta Italia, perché la Comunità Europea ha preso atto della bontà del piano stesso. Avevamo stabilito nel piano che saremmo arrivati nel 2018 al 45%, essere al 40% nel 2017 ci fa sperare di poter superare questo limite che c'eravamo dati, che c'eravamo posti. Ma dicevo, la raccolta differenziata è solo il primo passo per l'economia circolare. Noi abbiamo poi la necessità del riciclo della materia che viene fuori dalla raccolta differenziata, abbiamo la necessità della costituzione della materia prima seconda che può essere utilizzata poi per fare ulteriori prodotti, e abbiamo la necessità in ultimo per quella frazione che non può essere riciclata e quindi che nonostante sia stata differenziata non può più essere riciclata e riutilizzata, di fare di quella frazione energia. Economia circolare, economia solidale, un'economia che riesca ad incidere sul territorio, a lavorare su ciò che erroneamente chiamiamo scarto. È stato questo uno dei temi affrontati durante la prima giornata del Festival del Mondo Green e dell'Economia Circolare, un modo per riuscire a valorizzare esperienze non conosciute, a diffondere la cultura della salvaguardia dell'ambiente e di come basti poco per evitare sprechi e depauperamento di risorse. Oggi parte questa kermesse, lo scopo è quello di fare un po' il punto sulla sostenibilità in Calabria. Saranno 3 giorni pieni, ci saranno le istituzioni che stanno facendo tanto per recuperare una sorta di gap organizzativo per quanto riguarda i cicli virtuosi che riguardano l'acqua e i rifiuti, ma soprattutto ci saranno tante testimonianze di una Calabria che in qualche maniera sta dimostrando di essere eccellente su questo tema. Proprio perché si fa difficoltà a far emergere delle eccellenze in questa nostra regione, che spesso vede in prima pagina tutti i giorni dell'anno gli episodi più negativi, vorremmo che in questi 3 giorni partisse un messaggio forte da Falerna, di una Calabria anche a livello imprenditoriale giovanile, sta invece tirando fuori la testa anche a livelli nazionali e sta portando avanti le proprie capacità. Avremo domani anche delle testimonianze, avremo un piccolo talk con tanti sindaci che verranno a testimoniare quello che nei loro territori si è mosso, e anche iniziative fatte da privati. E in più c'è chiaramente la presenza, di cui ringraziamo, della regione, della provincia, del GAC, del GAL, del GAC, che verranno qui a divulgare la partenza di alcuni bandi
da cui si è lavorato per circa un anno intero, e adesso verranno messe a disposizione del pubblico e dei privati per poter cogliere l'opportunità del POR e sicuramente, secondo gli obiettivi fissati e la sostenibilità c'entra tutta, possono in qualche maniera attingere a queste risorse per andare ancora più avanti. Calabria non è mafia soltanto, ma direi che la mafia e il malaffare in termini marginali c'è, esiste, non va sottovalutata, mentre i marginali, la Calabria è buona, è la stragrande maggioranza, e noi a quella Calabria dobbiamo guardare e dare fiducia perché si possa fare questo salto di qualità e superare le difficoltà antiche che ancora ci attanagliano. Purtroppo c'è uno Stato distratto, uno Stato centrale distratto, e una regione, devo dirlo, che nonostante i buoni propositi ancora ci incischia a spingere, a rilanciare la Calabria buona perché si possano avere risposte positive. E voi giovani aspettate, perché c'è una disoccupazione giovanile spaventosa, e per vincerla è necessario dare fiato, ossigeno, fiducia a tutte le iniziative positive come questa, che tendono a valorizzare quello che c'è di buono, perché quello che c'è di buono spesso viene distrattamente guardato. In modo particolare mi viene così adesso a sottolineare, al di là di quelle che sono attività produttive di cui stamattina si parla, di un'agricoltura splendida che abbiamo, non sempre sintonizzata con i mercati, e di una bellissima ricchezza ambientale che noi calabresi spesso devastiamo e non valorizziamo. Io sono solito dire che noi siamo ricchissimi, se soltanto potessimo mettere a sistema le ricchezze che abbiamo, che sono un composto prima di ambiente. Guardi che bellezza che c'è qui, a 5-6 km c'è il Monte Mancuso con 1600 metri d'altezza, e guardi che bellezza sono 700-800 km di coste, guardi che bellezza la dorsale che dalla Sila scende verso la Spromonte, guarda che meraviglia che sono tutti questi comuni in costellazione che si trovano sulle colline adagiate, appollaiati, che spesso vengono non utilizzati e non valorizzati. E quando i giovani nostri, partendo dalla Calabria, diventano dei protagonisti della vita politica e della vita culturale e della vita produttiva in Italia e in Europa. E qui invece perché no? Questa domanda va fatta, questo convegno penso che voglia sollevare questi temi e questi interrogativi. Speriamo di avere le risposte positive. Io comunque sono sempre fiducioso, perché chi fa politica deve avere l'ottimismo della volontà come guida, deve avere la spinta, la fiducia, e deve guardare con speranza il futuro. Una speranza però, ecco, che deve essere collegata alla concretezza delle attività. E speriamo che insieme, se si fa corona e si fa sistema, ci si riesca. Pandora Green è un'azienda italiana multinazionale che fa efficienza energetica nell'ambito dell'illuminazione. Noi siamo produttori di LED, di conseguenza noi andiamo a sostituire le lampade a tecnologia tradizionale con quelle molto più efficienti a LED, andando a risparmiare mediamente un 60% e arrivando fino all'80%. Tra i nostri clienti ci sono delle grandi multinazionali come Unilever e Pirelli, solo per citarne un paio, e facciamo anche illuminazione pubblica. La Gatim SRL si occupa di smaltimento di pneumatici, dove effettivamente poi viene data un'altra vita al pneumatico stesso nel fare
parchi ludici, piste di atletica, campi in erba sintetica e quant'altro. Si possono fare fino a 180 articoli per quanto riguarda questo tipo di settore, dove abbraccia a 360 gradi anche il discorso di asfalti, perché si possono fare anche asfalti modificati mischiando questo granulo di gomma negli asfalti. È una caldaia rivoluzionaria che si occupa del riscaldamento del fabbisogno di una casa anche a livello energetico elettrico, quindi sia riscaldamento, acqua sanitaria e energia elettrica tramite la combustione di idrogeno. La provincia di Catanzaro, a seguito della riforma, come tutte le province d'Italia, tra le materie fondamentali ha la materia dell'ambiente, appunto, la tutela, la protezione ambientale, le campagne di sensibilizzazione all'ambiente. Ma io questa sera sono qui in una veste anche diversa, oltre che di dirigente dell'ambiente della provincia, vale a dire sono il direttore generale del Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per le Aree Rurali, che si chiama CRISEA, un centro di ricerca internazionale che pone tra le sue mission, io oserei dire la sua mission, proprio il tema del design sistemico e dell'economia circolare. Vale a dire il principio secondo il quale in natura la natura non produce rifiuti, la natura produce output di qualcos'altro, per cui quando questi output vengono messi a sistema diventano input di un altro processo di lavorazione. Ecco perché economia circolare, perché ciò che residua da un processo può essere utilmente impiegato con successo in un altro processo, così che quelle che in economia ci hanno insegnato essere risorse scarse a servizio dell'uomo possano avere una vita pressoché perpetua, insomma, no? Secondo appunto il principio della circolarità dell'economia. I rifiuti costituiscono un problema rilevantissimo, spesso lo releghiamo ad un aspetto di natura economica piuttosto che di pulizia di spazi collettivi, di spazi comuni. C'è un problema più profondo, che è quello proprio della mancanza di risorse, di spreco di risorse. Tant'è che la logica è quella di recuperare i materiali, di riutilizzarli e di creare un'economia e quindi anche posti di lavoro legati a questo problema. Quindi i rifiuti devono diventare da problema a risorsa. In questo senso, come amministratore, da quando mi sono insediato, sto seguendo tutte le politiche legate alla gestione dei rifiuti, non solo avviando sul territorio una raccolta differenziata integrata che ci ha portato, grazie anche all'impegno dei cittadini, a passare dal 6% del 2016 al 50% del 2017, ma soprattutto proponendo al lato di Vivolenza, alla provincia di Vivolenza, di ospitare sul territorio del mio comune di Sant'Onofrio il polo impiantistico per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, perché solo con una presa di coscienza, con una presa di responsabilità di ognuno che è possibile risolvere i problemi. Fa pensare che il problema dei rifiuti si possa risolvere allontanandoli dal nostro territorio è assolutamente non corrispondente a quelle che sono le necessità odierne. Ognuno deve fare la propria parte, noi come amministrazione ci siamo proposti, riteniamo quindi nell'ambito del piano regionale dei rifiuti, la nostra proposta si inserisce a pieno titolo in questo senso. La
La Sorical è un'azienda decisamente energivora. È emerso anche questo durante la seconda giornata del Festival del Mondo Green e dell'Economia Circolare in corso a Falerna. La Tre Giorni, patrocinata dal Comune di Falerna e della provincia di Catanzaro, dalla Regione Calabria e dall'Unione dei Comuni Montemare, dopo avere nella prima giornata toccato il tema dei rifiuti e quello dell'economia circolare, ha voltato pagina con nuovi esperti e temi, tenendo sempre la lente di ingrandimento ben puntata su tutto ciò che è locale e rappresenta quindi il territorio, come il GAL dei Due Mari, il cui presidente Francesco Esposito ha raccontato l'impegno del gruppo per i contratti di fiume. Il GAL ha aderito in maniera convinta perché, tra l'altro, la valorizzazione del territorio, che passa anche da quella che è una salvaguardia del territorio dal punto di vista ambientale, è una delle prerogative su cui il GAL lavora e su cui ha costruito una parte del suo piano di sviluppo del territorio. E noi, per esempio, stiamo svolgendo una serie di azioni di recupero e ci siamo rimasti coinvolti anche all'interno per esempio dei contratti di fiume, che una delle metodiche riteniamo più serie su cui si possa affrontare il tema ambientale della Regione Calabria, perché è un modo di vedere a 360 gradi l'intero problema, partendo sia dal dissesto idrogeologico, sia dal punto di vista ambientale, il risanamento quindi delle acque reflue e quant'altro, sia attraverso, per esempio, noi siamo all'interno di un progetto Interreg sull'erosione costiera insieme all'Università di Alessandria, insieme ad alcune università della Giordania, e probabilmente al largo di qua, se ce la provano a Bruxelles, verranno messe le boe per cercare di rendere uno studio costante sull'erosione costiera, che è una delle tematiche molto sentite a Falerno. E a breve il GAL avvierà una collaborazione con il Rotary del Reventino per riuscire ad incidere sulla cultura del risparmio dell'acqua. Il progetto verrà avviato anche in partnership con la Sorical ed è rivolto sia ai cittadini che alle amministrazioni. È necessario che riusciamo a fare cambiare mentalità sia per quanto riguarda i cittadini sia per quanto riguarda l'amministrazione comunale per questo risparmio dell'acqua. La maggior parte dei comuni consuma il doppio dell'acqua che sarebbe necessaria, quindi dobbiamo vedere per quale motivo c'è questo spreco dell'acqua e come fare per cercare di risparmiare. Ecco perché ho voluto, oltre alla presenza del Rotary, la presenza della Sorical, che è il gestore, diciamo, della Calabria per quanto riguarda gli impianti per la fornitura dell'acqua, e quindi insieme con loro cerchiamo di portare avanti questo progetto, che se ci riusciamo lo porteremo avanti a livello di Rotary regionale e se possibile anche a livello di Rotary nazionale. Sorical si occupa di acqua e anche molto di energia, perché forse non tutti sanno che la Sorical è l'azienda calabrese più energivora. Sorical, per sollevare l'acqua potabile verso i serbatoi comunali, spende circa 28 milioni di euro di energia all'anno ed è ovviamente impegnata per la riduzione di questi grossi quantitativi di energia. Sul fronte invece della quantità d'acqua, la siccità che si è verificata lo scorso anno, la gravissima siccità che ha interessato soprattutto la Calabria settentrionale, la provincia di Cosenza, ci ha evidenziato come anche la quantità d'acqua sia un problema molto rilevante che può creare un notevole nocumento per tutte le utenze che noi serviamo, che sono, precisiamo, quasi la maggioranza della popolazione calabrese. Il settore idrico in Calabria purtroppo vive un periodo difficile per mancate riforme fatte negli anni scorsi, soprattutto per alcune leggi nazionali, tipo la legge Galli e le leggi successive, che non sono state mai applicate. L'anomalia calabrese è nel fatto che non c'è un gestore unico del servizio idrico integrato, così come avviene nelle altre regioni, anche a noi vicine come la Basilicata, la Puglia, dove un unico gestore gestisce sia il ciclo attivo dell'acqua, cioè l'acqua potabile, sia la depurazione. In Calabria invece abbiamo i tre settori frammentati, ciò ha prodotto negli anni grossi deficit nelle gestioni e soprattutto mancati investimenti per diverse centinaia di milioni di euro. Centri storici e aree interne, come valorizzarli, come non farli spopolare, come renderli ricchezza. Si è parlato anche di questo nella terza ed ultima giornata del Festival del Mondo Green e dell'Economia Circolare, che per tre giorni ha portato sul lungomare di Falerna un folto bouquet di temi, dalla sostenibilità al biologico, passando per il riciclo, l'economia circolare, le eccellenze calabresi.
Varesi. A portare la sua testimonianza anche il FLAG, la perla del Tirreno. Noi gestiamo una delle priorità del FEAMP, che è la priorità 4, che fa sì appunto che gli investimenti sul territorio debbano essere sostenibili e debbano essere circolari. Quindi noi investiamo affinché il mondo della pesca, il mondo ittico possa trovare delle alternative ecosostenibili, dalla pesca turismo sostenibile alle attività di riutilizzo degli scarti della pesca piuttosto che dei sottoprodotti del pescato, fino appunto alla diminuzione dello sforzo di pesca a favore di attività sostenibili fatti sul terreno anziché sul mare, sul suolo non sul mare, come ad esempio l'ittiturismo, piuttosto che le attività inerenti al settore dell'alimentare, quindi il settore alimentare e la ristorazione. Questo è il nostro fine. Protagonisti anche i sindaci. Tra gli ospiti della giornata conclusiva, il neoeletto sindaco di Nocera Terinese. L'ambiente sarà una priorità della mia amministrazione. Basti pensare alla zona del lungomare, alla costa tirrenica, che è stata martoriata, è stata distrutta, diciamo, c'è pochissimo, e su quello, diciamo, voglio puntare, perché dovrà essere una delle priorità della nostra azione amministrativa riqualificare quell'area, attingere a quelle risorse che avremo modo di attirare verso il nostro territorio per riqualificare questa zona, che è il motore dell'economia del nostro territorio, perché su quella parte dobbiamo puntare e concentrarci per risollevare anche l'economia del territorio, di tutte quelle attività che purtroppo sono state costrette a chiudere e purtroppo hanno fatto sì che quell'area, che aveva iniziato un percorso di sviluppo, si è arrestata senza alcuna possibilità. Se si considera che la Calabria ha 223 comuni con meno di 3.000 abitanti, parlare di centri storici e di borghi significa in realtà parlare della ossatura di fondo della regione Calabria. Mi preme però dire una cosa, perché in questo periodo i centri storici, i piccoli borghi, hanno grosse difficoltà ad andare avanti. Noi dobbiamo coniugare due cose: tutelare le comunità locali, quelle che vivono in questi borghi perché altrimenti vengono spopolati e così via, e riformare però le amministrazioni locali, perché i singoli piccoli comuni non riescono a reggere la problematica, le problematiche che ci sono in questo momento. Allora l'obiettivo è tentare di assicurare una riforma delle amministrazioni locali, soprattutto dei piccoli comuni, spingendoli a lavorare insieme, a lavorare in sinergia mediante reti organizzative e così via, come strumento per tutelare le comunità locali. Spessissimo, quando negli anni passati venivano gli emigranti, che vengono sempre meno, e che magari in questi borghi non trovavano, magari la posta non c'era più, trovando stravolto un pochino il luogo di nascita, e beh, non era un incentivo a ritornare. Poi tenga conto che i borghi, quelli che ci hanno lasciato i terremoti, perché i terremoti lungo l'arco dei secoli sono stati altamente distruttivi, quindi quello che resta bisogna tesaurizzarlo e tenerlo caro, perché ripeto, lì c'è la condizione di una memoria collettiva. Ho esposto il progetto dell'alimentazione, principalmente proprio per relazionarla alla salute, quindi rapporto alimentazione-salute. È un progetto nato soprattutto per sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, a seguire un corretto stile di vita e alimentarsi appunto correttamente, ovviamente scegliendo cibi biologici prodotti da un'agricoltura ecosostenibile, soprattutto a chilometro zero.
Il viaggio adesso è conosciuto soprattutto per questa esperienza di accoglienza che col passare del tempo è diventata una cosa importante per Riace e per la Calabria. Ma l'azione nasce proprio da un'idea di riqualificazione urbana del centro storico di Riace, che era un luogo abbandonato. È un contenitore di cultura, di esperienza, di storia, che al di là degli intenti, delle programmazioni, io veramente ci tenevo con tutto il cuore a non fare morire. Mi ricordo che il primo slogan, quando facemmo un'iniziativa culturale, era, l'abbiamo proprio concepito così: noi vogliamo fare in modo che la storia degli antichi borghi di Riace non vada perduta per sempre. Quindi ci muoveva questa intenzione. Io avevo anche capito che l'anima della Calabria passa dai centri storici, dalle cosiddette aree interne, questi contenitori dove c'è un'antropologia anche molto favorevole per i rapporti umani, per non avere pregiudizi. E su questo abbiamo concepito poi l'accoglienza, e diventano una piccola comunità locale diventa una comunità globale.